Eder, Mech, Pallister. Tra il 23 e il 24 marzo 2023, l'ex Hotel Astor di Via Maragliano è stato il palcoscenico di una notte particolarmente agitata. Un episodio che si aggiunge a una lunga serie di eventi turbolenti che hanno caratterizzato questo immobile. Tuttavia, la rilevanza di ciò che è accaduto assume un significato diverso, considerando che siamo a quasi 15 mesi dalla scomparsa della piccola Cata. Da quel momento, ogni singolo fatto registrato all'interno dell'hotel viene attentamente analizzato alla ricerca di possibili connessioni con il mistero che circonda la bimba. L'attenzione è giustificata anche dall'intensità della rissa avvenuta quella notte, che ha svegliato l'intero quartiere e che, secondo alcune testimonianze, ha persino visto l'udito di spari. Sebbene le indagini non abbiano mai confermato il ritrovamento di armi, né di pistole né di schiacciacani, l'episodio violento ha visto coinvolti due familiari molto prossimi a Cata, suo padre, Miguel Ángel Quiclo Romero, e lo zio materno, Eibor Arenis Alvarez Vázquez. Secondo quanto riportato dalla procura, la rissa ha coinvolto anche due giovani connazionali, Lisandro José Atencio Ormeno, di 20 anni, e Joche Restuar Marca Chequipoma, di 30 anni, che hanno subito ferite, per fortuna non gravi. Questo evento ha portato a un immediato intervento delle forze dell'ordine, che, dopo una serie di difficoltà, sono riuscite a interrompere la violenza. Durante le operazioni di controllo successive alla rissa, è emerso che Miguel Ángel era evaso dai domiciliari, misura che stava scontando presso l'abitazione della madre. Gli agenti lo hanno rinvenuto nascosto dietro alcune tubature, in un tentativo disperato di sfuggire alla cattura. La notte tumultuosa ha anche portato al ritrovamento di diversi cellulari di dubbia provenienza, suggerendo la possibilità di traffici illeciti che si sviluppavano all'interno dell'immobile occupato. Nonostante lo sgombero avvenuto una settimana dopo la scomparsa di Cata, l'hotel continua a celare oscuri misteri. Un aspetto cruciale che ha scatenato la rissa quella notte è stato l'arrivo dei due figli di Carlos de la Colina, il peruviano considerato il padrone dell'occupazione dell'hotel. De la Colina è una figura centrale nel presunto racket degli affitti e, tra gli imputati coinvolti in questo processo, figura anche lo zio materno di Cata, Eibor. L'episodio culminante di questa guerra per il controllo delle stanze ha visto un occupante ecuadoriano lanciarsi da una finestra dell'ultimo piano nel tentativo di sfuggire a un attacco di un gruppo, armato di bastoni. Questo evento è avvenuto a fine maggio, ad appena pochi giorni dalla scomparsa di Cata, avvenuta il pomeriggio di sabato 10 giugno. La domanda che ha attanagliato gli inquirenti e l'opinione pubblica è se questi eventi violenti, che coinvolgono i familiari della bambina, possano essere in qualche modo legati al mistero della sua scomparsa. Per mesi, le indagini si sono concentrate su un possibile movente di vendetta, ma con il passare del tempo, è emersa la necessità di considerare anche altre ipotesi. In assenza di prove concrete di ritorsione nei confronti della famiglia, gli investigatori hanno cominciato a esplorare scenari alternativi. Tra le possibilità considerate, vi è l'ipotesi di uno scambio di persona o la presenza di un orco all'interno dell'hotel occupato. Gli sviluppi più recenti delle indagini hanno portato l'attenzione ai piani bassi dell'immobile, dove vivevano anche alcuni cittadini rumeni. In questo contesto, la ricerca di DNA su vari oggetti rinvenuti, come uno straccio, un secchio e un peluche appartenente a Cata, rappresenta l'ultima speranza per gli inquirenti di ottenere una svolta decisiva in una vicenda che, fino ad ora, non ha prodotto risultati tangibili. La comunità continua a chiedersi se i legami tra gli eventi violenti e la scomparsa di Cata possano finalmente essere chiariti. Mentre le indagini proseguono in un clima di crescente ansia e preoccupazione, la scomparsa della piccola ha scosso profondamente il quartiere e ha sollevato interrogativi sul contesto di degrado e illegalità che circonda l'ex Hotel Astor. Le autorità, nel tentativo di fare chiarezza, hanno intensificato le ricerche e le operazioni di perquisizione, puntando a scoprire informazioni che possano rivelarsi determinanti.
La presenza di cellulari di dubbia provenienza rinvenuti dopo la rissa suggerisce ulteriori potenziali traffici illeciti che potrebbero essere in connessione con il caso di Kata. Questi eventi, sommati alla violenza che caratterizza la vita all'interno dell'hotel, sollevano domande inquietanti su cosa possa realmente accadere dietro le porte chiuse di quelle stanze. Il coinvolgimento di familiari della bambina in episodi violenti dà luogo a speculazioni e paure, alimentando la convinzione che ci siano forze più oscure in gioco. Le indagini sulla rissa di marzo, in particolare, hanno messo in luce un contesto di conflitti interni legati alla gestione dell'occupazione dell'immobile, dove la lotta per il controllo delle stanze può aver innescato reazioni violente e vendette personali. Mentre gli inquirenti continuano ad esaminare le tracce e le testimonianze, la ricerca del DNA sugli oggetti legati a Kata assume un'importanza cruciale. Questi indizi potrebbero fornire un collegamento tangibile e, sebbene siano stati rinvenuti in aree frequentate da altri occupanti, la speranza è che possano svelare dettagli inediti sulla scomparsa della piccola e su eventuali persone coinvolte. In questo clima di incertezze, la figura di Miguel Ángel, padre di Kata, rimane centrale. La sua evasione dai domiciliari e il suo coinvolgimento nella rissa hanno suscitato interrogativi sulla sua responsabilità e sul suo legame con la scomparsa della figlia. Le forze dell'ordine e la procura stanno cercando di stabilire un quadro chiaro, ma le connessioni tra i diversi eventi rimangono nebulose. La comunità, nel frattempo, attende con ansia risposte e sviluppo delle indagini. La scomparsa di Kata ha colpito profondamente le persone che vivono nei dintorni dell'ex hotel Astor, e il desiderio di giustizia e verità è palpabile. Le domande rimangono senza risposta. Chi ha visto Kata l'ultima volta? Cosa è realmente accaduto quella notte di giugno? E, soprattutto, quali segreti nasconde ancora l'ex hotel Astor? Mentre il tempo passa, la speranza di trovare Kata viva si affievolisce. Ma l'impegno delle autorità e la determinazione della comunità a non dimenticare la piccola continuano a essere una luce nel buio di questo caso complesso e doloroso. La ricerca di verità, giustizia e pace per Kata e la sua famiglia rimane al centro dell'attenzione, in un contesto in cui la violenza e l'illegalità sembrano aver preso il sopravvento. Chiunque possa avere informazioni è esortato a farsi avanti, nella consapevolezza che ogni piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per risolvere questo tragico mistero. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!